quindi ora ci andiamo a prendere quelle cacchio di erbe. Tum tum tum. Tum tum. Tum tum. Di là. Di là, di là. C'è la scarica da tip tap, Jill. Ok. Qua, ecco, qua fuori c'è un cane zombie da far fuori. E uno da evitare. Se riesco. Il problema è che non sempre riesco a fare queste cose. Spesso. Eccolo. Forse quello è quello da evitare, ora non ricordo. Conviene mettermi qua. Oh Gesù Cristo! Mi ha fatto prendere un cazzo di infarto. Vaffanculo, mi ha fatto prendere un infarto perché non si riesce ad avere il tempismo giusto nei riflessi, perché il personaggio giustamente si muove in maniera molto scattosa, quindi ah Gesù, mi ha fatto spaventare. L'altro forse si può evitare se riesco, e se non riesco sono un sacco di erbe verdi che mi aiuteranno, quindi poco male. Sono 4, 6 erbe verdi qua, quindi le mischio tutte. Questo lupo in sottofondo. Ok, minchia lunga per prendere gli oggetti. Ok. Capisco che magari qualcuno non ci si voglia avvicinare magari adesso, se non l'ha mai giocato, perché le meccaniche sono quelle che sono, però è un gioco ottimo. Un gioco ottimo. Cane tutto scannato. Che bella visione. Ok, adesso andiamo a posare tutto e mi riprendo la chiave, che è l'unica cosa che mi serve in questo momento. Colpi di fucile non li prendo, li lascio lì. Combine. You mix the herbs? Yes. Perfetto. Ok, qua c'è un boiler ma ce ne freghiamo. Come mi azzannava al collo. Maledetto cane zombie. Ok. Quella stanza è inaccessibile oramai perché il tetto ha ricoperto tutto. Quindi anche prendere il fucile quello finto di legno sarebbe servito poco e niente. Anche volendo. Oh, entra. Cazzo fuori. Stare lì a ballare con lo zombie, quello è capace a ballare, stare attenta. Se ti prende non ti molla più. Ok, ora posiamo tutto. E poi riparto dal piano di sopra e comincio a girare tutte le stanze. Con la chiave che ho qualcosa riesco ad aprire. Più di qualcosa. Ok. Chissà se faccio un salvataggio. Non lo so. Forse meglio di no. Ok, io sono un maniaco della perfezione. Voglio tutto a posto. Ok, le mixed herbs. Mansion key. E basta, ok. No, vabbè, non salvo ancora. A questo punto dovrei già aver registrato. Sono già alla terza parte di oggi, però boh, salvo poi, perché in realtà avrei tutti i nastri di cui ho bisogno, se voglio salvare, però è una cosa mia. Una cosa mia. Appena muoio poi me ne pento, perché poi registriamo tutto da capo, però. Cerchiamo di non farlo capitare. Ok, qua i zombie non dovrebbero più esserci. Come giusto che sia. Qua you've used the mansion key. Giù di là c'era l'altra. Mi sa che no, l'altra porta non si apriva con questa. Mi sembra quella chiave che ha il simbolo dell'elmetto. Una cosa del genere. Ecco qua. Anche qua c'è un piccolo enigma da risolvere. Stavo pensando magari per gli enigmi di mettere anche delle annotazioni a schermo. Adesso vedo cosa fare. Tipo qua bisogna premere questo pulsante.
Ok. Svuota la vasca, così la possiamo spostare e possiamo agire a mo' di Tetris. Qua c'è qualcosa sulla scrivania. Sì, Researcher's Wheel. Benissimo, siccome noi li leggiamo sempre i file, lo archiviamo, vabbè, un po' un altro secchio. Ok. Ora, se non sbaglio, sì, questo si sposta. Se non sbaglio qua c'è anche un nastro, se non vado errato. Ah, benissimo. Allora, facciamo una cosa. Qua purtroppo bisogna sempre andare avanti e indietro. Siccome ho preso questo oggetto e qua c'è un nastro, prendi il nastro. Torno di nuovo giù e li posso questi oggetti. C'è la stanza vicina. Già che c'è un nastro, la tentazione di fare un salvataggio, minchia, ci scappa però. Adesso non dico un'ora, ma quasi che registro. Quindi, vediamo. Qua? Non c'è da già, non mi ricordo. Per sicurezza appena entro punto la pistola, non mi ricordo. Chi ce l'ha? Nessuno, minchia che puntamento veloce, Gil, minchia sei proprio. Ah, l'accendino, minchia, questo serve sì. Cristus. E serve subito qua di fianco, tra l'altro, quindi lo vado a usare. Lo vado a usare e poi lo poso. Aspetta un attimo, qua c'è qualcosa, sì. Ah, meno male, questo lo posso raccogliere. Si è collegato a MDDJ. Vabbè. Qua c'è qualcosa, nada, lì c'è un'erba verde, non la posso raccogliere, vero? Vai, te pareva a te. Ah, ma c'è una cosa. Un'erba verde, un'erba rossa. Però l'erba rossa anche se non la raccolgo, per una non è che muore nessuno. Al massimo muore Gil. Dunque. Ora vado a usare subito l'accendino, così poi lo vado a posare, perché poi mi serve più avanti. Andiamo qua. Così verifico anche se quella porta là con quale chiave si apre. Però non mi ricordo adesso, sinceramente. Mi pare che vediamo subito. Lì ce l'abbiamo subito. Via il dente, via il dolore. E Kelvin o Helmet, benissimo. Ok, allora non posso ancora aprirlo al momento. Ah, you can use it air, devi usarlo. Oh, ma minchia, hai rotto i coglioni, madonna, se non sei più che giusto, di qua, dai, usa questo cazzo di accendino, Gesù bambino. Che per volte sei convinto che un oggetto non si possa usare in una determinata zona perché non si è ben allineati, dici, ma qua non sei, te ne vai, invece serviva. Questo mini enigma dell'accendino è stato usato anche in Resident Evil 2 per sbloccare un... Ecco, tra l'altro abbiamo entrato per il secondo piano. Per sbloccare una delle due gemme rosse da mettere nel petto del guerriero. Quindi adesso niente, vado a posare sotto tutto ciò. Vado a posare l'accendino, che tanto mi serve più avanti. E cos'altro? Boh, le granate, sì, vado a posare un po' di roba. Sì. Vamos, vamos a posare. Più avanti in queste zone che adesso sono senza nemici appariranno dei gorilla o roba simile. Quindi sarà molto rischiosa, ma a quel punto col fucile non avremo dei problemi. Mettiamolo qua su. Ok. Qua. E qua queste. Altro? No. Però non voglio. Siccome è già quasi un'ora che registro, io. Un salvataggio lo farei, così, tanto per darci il problema. Ok. Override. Tu. Allora, questa macchina scrive senza i tasti, quindi mi chiedo io come faccia la gente a scrivere, ma a me non importa. Posiamo di nuovo e ce ne andiamo. Benissimo. All right. Adesso
torno su e mi faccio di nuovo un'ispezione delle stanze, perché so una chiave da sfruttare. Ton 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 ton. Adesso cerco di andare, tanto continuo a registrare, non è che smetto dopo aver salvato. Cerco di fare tutto quello che devo fare prima di arrivare al serpente e poi salvo lì. Così vengono fuori un po' di parti. Nel frattempo io ancora. Per voi che vedete il video, probabilmente questa è già la quarta parte. Io in realtà è solo la seconda volta che registro, la seconda sessione di registrazione, quindi sto continuando ad andare avanti a oltranza a registrare. Di qua, se non mi sbaglio. Qua posso aprirla. Giusto? Oh, che lega da fa. Probabilmente posso aprire ancora una porta con questa chiave, poi basta. Ok, qua enigma. La prima volta che ho attivato il pulsante che c'è sul pavimento, sono molto asfissiato dal gas nervino. Per evitare che succeda questo, bisogna posizionare le due statue sui bocchettoni del gas. Piccoli enigmi, ma che se uno non ci fa caso e agisce così. Casaccio vuol dire morte istantanea. There is a switch. Will you push it? Yeah. Ecco, in questo caso saremmo molto asfissiati dal gas nervino poco citato, poco fa citato. Dyslexia time. Dunque, qua cosa c'è? Ah, benissimo. La terza Sunk Vest, terza emblema. Questo appena posso lo vado a posare. Sì, sposto così almeno esce il gas, no? Testa di minchiazza. Ok. Dunques. Passiamo di qua. Questa è l'ultima porta che si può aprire. Oh yeah. Meno male, così almeno ci liberiamo di questa pezza di chiave. Is unuseless now. Will you discard it? Yeah. Entriamo. Vediamo cosa c'è da fare. Diteci cosa c'è da fare. Che noi siamo giovani e volenterosi. C'è qualcosa. Qua c'è il tipo, quello insanguinato. Gli devo andare a prendere il siero e tornare. Quindi, facciamo una cosa. Ecco, facciamo una bella cosa. Vado a prendere il siero e poi salvo, perché poi lì c'è il. Dopo di questo c'è lo scontro contro il boss. Che pigla, potevo non salvare prima a quel punto. Vabbè, non importa. Tanto ho tutti i nastri che mi servono. Oh, minchia, stanno facendo una carneficina di agenti Styles. C'è una carneficina davvero. Ha un morso abbastanza evidente sul torace questo tipo. Ouch. Avvelenato. Il siero, quando serio servirà a una cippa di minchia, però. Thanks. Allora fanno tutto il giro per andare a prendere quel pezzo di siero. Però ne posso approfittare per fare anche un'altra cosa, cioè andare a raccogliere delle erbe verdi al piano di sotto, se non sbaglio, perché tanto devo uscire fuori. Ora. Sì, ok. Ora, da che parte devo uscire? Di qua? Aspetta un attimo. Voglio evitare di farmi giri inutili. Dunque, sono. Oh Gesù, non mi ricordo. No. Non so più se. No, dall'altra parte. Dove devo scendere, faccio che scendere al centro della hall. Così almeno evito di farmi un giro inutile, anche perché voglio, di là se non sbaglio passo in mezzo agli zombie che non ho ammazzato. Che picciu, ho sbagliato. È proprio l'altra parte dove devo andare, testa di cazzo.
testa di minchia. Esattamente la porta dall'altra parte, vedi che se andavo subito e mi evitavo questo mezzo minuto di tempo perso, porca puttana. Ah, Gesù bambino. Ok, proprio qua. Adesso quanti spazi ho liberi? Benissimo. Vado a recuperare le erbe verdi in quella stanza là sotto. Così nel frattempo che vado a prendere il siero, poso tutte le erbe verdi e non devo più tornare. E poi salvo. Mi scoccio di aver salvato appena un quarto d'ora fa, però prima del serpente voglio salvare, perché non si sa mai. Potrebbe andare bene come andare male. Dovrebbe andare bene. Comunque mi porto della roba curativa dietro, il bazooka. Però, sapete, non è mai nulla di scontato in questi titoli. Ok. Benissimo. Dovrebbe esserci due erbe verdi e un nastro, se non sbaglio. E uno zombie che striscia, non per cazzo. Ecco, c'è pure uno zombie che striscia, non per cazzo. Io non me lo ricordavo giusto. Ok, prendiamo questa. Yes, così lo uso subito. Quella porta lì non mi ricordo se posso aprirla o se si può aprire solo con la parte di Chris, non ricordo. Ok. Combina. Combina guai. Coglia come carrivi. Ok. Questo ovviamente non lo ammazziamo perché è piuttosto inutile questo zombie. No! Eccolo! Che mi sono incantato nel muro, visto che ci vuole niente. Guarda, tac, caution. Porca puttana! Subito mi serviva. Mannaia, l'ostrica. Basta incantarsi una volta in un muro e sei fottuto. Cioè, mi ha colpito una volta in questo cazzo di gioco. Una volta. Ed ero già in dungeon, cioè, pazzesco. Sono nel baule, ho un'altra erba verde, la userò subito per ripristinare la mia salute al massimo. Cazzo, devo fare. Mannaia. Meno male che le erbe verdi se ne trovano parecchie. Ma forse ne trovano tante proprio per quello, perché gira la salute. Che si attesta a livello di petto, per livello di potenza, di salute. Basta una scorreggia si raffredda. Ok. Benissimo. Mi pare avevo un'erba verde sciolta nel baule, faccio riprenderla subito. Buonanotte. E buonanotte ai sognatori. Allora, vediamo di non farci colpire qua nel corridoio degli zombie, mi raccomando. Qua no, ma più avanti, in questo corridoio. Vediamo adesso mi deve colpire, per adesso è matematica la cosa, eh. Eccolo, eccolo, mannaia la puttana! Puttana troia! Ma porca. Dai, vaffanculo, eh! Cristo! Mi chiedi che almeno quello. Lo dicevo che quello sull'angolo lo dovevo ammazzare, l'avevo detto! L'avevo detto e non l'ho fatto, allora mi sta bene! Porca puttana! Qua uno se la devo prendere! Che cazzo sono tornato indietro a fare? Niente, puoi prendere il siero, va bene! Porca troia! Che cominciamo, eh! Cominciamo! Ok. Siero, glielo devo portare quello smandrappato. Salvo. Adesso per il siero. Aspetta. Prendo anche l'accendino. Così evito di tornare indietro un'altra volta. Mi pare che serva. Dove cazzo è? Dove cazzo è l'accendino? Lighter. Mi pare che serva. Quindi me lo porto. Ma in realtà servirebbe. Vabbè, mo salvo e poi vedo. E poi dovrei a sto punto dovrei prendermi anche le lanciagranate.
l'abbiamo qua e interrompo questa parte. Si interrompe definitivamente la sessione di registrazione iniziata 3 parti fa. Alla prossima, ciao ciao.